Cari amici, care amiche, in questa lezione parleremo dei pontificati di Leone XIII e di San Pio X, pontefici che regnano nell'arco di tempo che va dal 1878 al 1914, periodo cioè in cui il mondo passa dall'Ottocento al Novecento, passa dal secolo lungo, come è stato detto, all'Ottocento, che si apre anzitempo con il 1789 e si chiude solo con la Grande Guerra, al secolo breve, che termina virtualmente con la rimozione del muro di Berlino nel 1989. Proprio nel 1878, in un congresso che si tiene a Berlino, dopo l'unificazione italiana e quella tedesca, viene disegnata la nuova carta d'Europa. Un'Europa in cui si è esaurita la fase storica della rivoluzione francese e dei risorgimenti ed è iniziata l'età degli equilibri fra gli stati. Una stagione sostanzialmente di pace, destinata tuttavia a finire bruscamente con il grande scontro mondiale che scoppia nel 1914. In quella che è stata chiamata anche l'età del liberalismo sopravvivono diversi imperi sovranazionali, ma quello che trionfa è il principio dello Stato-nazione liberale, lo Stato che si dà un regime fondato sul principio dell'individuo, il diritto nuovo, come lo chiama Leone XIII, l'uguaglianza giuridica e del pluralismo politico. Un nuovo regime che liquida gli ultimi residui di quello antico, riducendo lo spazio del sacro della sfera pubblica e sopprimendo via via le libertà dei corpi sociali. Un regime apparentemente saldo, ma in realtà dall'equilibrio precario, proprio perché lo Stato, per garantire il libero esercizio di molteplici diritti individuali a tanti soggetti, deve dotarsi di un apparato di disciplinamento sociale molto più ampio e rigoroso che in passato. Possiamo dire che in questi anni l'Occidente, un Occidente non più aristocratico ma borghese, cessati i fervori risorgimentali, passa dalla poesia alla prosa, tende cioè a consolidarsi e a diventare a sua volta sempre più elitario e chiuso. Il capitalismo amorale, la rivoluzione industriale e il crescente peso della finanza iniziano a opprimere e a massificare i popoli, provocando per reazione la nascita del movimento socialista. Ancora, la lotta per le materie prime, generata dal travolgente progresso tecnico-industriale, impone agli stati europei politiche imperialistiche e colonialistiche, che portano all'asservimento dei popoli meno civili, specialmente in Africa. Nel campo della cultura, in questi anni, al romanticismo e all'idealismo del primo Ottocento succede il positivismo, da cui sgorgeranno nelle filosofie politiche la tecnocrazia e il nazionalismo freddo, quello cioè a base pseudoscientifica, mentre in parallelo dall'idealismo nasceranno a sinistra il marxismo e a destra lo stato etico autoritario del liberalismo del tardo Ottocento. Negli anni dei pontificati leoniano e piano perdura il braccio di ferro fra la Chiesa di Roma e i governi europei, un braccio di ferro iniziato nel tardo Settecento, mentre fra i popoli crescono la secolarizzazione e la scristianizzazione, processi che trovano nella rinata massoneria la loro centrale propulsiva. In questi anni le elite sociali si laicizzano sempre più e il loro distacco dalla Chiesa si ripercuote nelle leggi anticlericali e in pratiche economiche sempre meno arginate dalla morale. Il peso della Chiesa nelle relazioni con gli stati diminuisce. I cattolici conoscono in questi anni autentiche forme di persecuzione, anche se non in forma cruenta, come quelle che soffriranno nel Novecento in Messico, in Russia, in Spagna e in Cile. Nonostante la fede sia sempre più relegata nella sfera privata e la Chiesa sia esposta agli arbitri di un potere desacralizzato e poco benevolo, la visione dei guasti sociali creati dalla modernizzazione imprime nel laicato cattolico più sensibile un forte impulso a intervenire per sanarli. Questo si tradurrà in una fitta rete di opere sociali intese a riconquistare una presenza forte dell'idea cristiana nel cuore delle nazioni moderne. E in questi anni il cattolicesimo si espanderà altresì enormemente oltre Atlantico, specialmente grazie all'immigrazione nel Nord America, mentre, parallelamente, la missione agentes raggiungerà i popoli e i luoghi più remoti. La Chiesa, in quest'epoca, nonostante tutte le prove subite nel Settecento e nell'Ottocento, si è conservata ancora viva e vitale e non rinuncia al suo ruolo magisteriale e morale nei confronti dei popoli.
Tuttavia, la modernità politica, nata nel 1789, ha impresso nelle autorità civili stigmate ostili profonde che rendono sempre più difficile la missione evangelizzatrice della Chiesa. Venendo ai papi, Leone XIII, Gioacchino Pecci, è figlio della piccola nobiltà laziale, è nato nel 1810 e sale al soglio già anziano. In Europa egli eredita la situazione di stallo che ha connotato il lunghissimo pontificato del Beato Pio IX, una situazione prodotta dal duro confronto con i governi nati dopo la Rivoluzione francese e in particolare dagli accadimenti del cosiddetto Risorgimento italiano, che dopo la breccia di Porta Pia del 1870 ha privato Papa Pecci dei suoi domini temporali e lo ha confinato nei Palazzi Vaticani. Da allora in poi la diplomazia pontificia non avrà più uno stato di riferimento e troverà accoglienza solo dove i governi lo permetteranno. D'altro canto, le chiese particolari subiranno sempre più forti interferenze giurisdizionalistiche e laicistiche, come accadrà nella Germania bismarchiana e poi a inizio secolo nella Francia repubblicana. Il leitmotiv del pontificato leoniano sarà diverso dal precedente pontificato. Pio IX, come tutti i pontefici dalla fine del Settecento in poi, era più orientato a condannare gli errori del secolo, come farà con il sillabo del 1864. Leone farà invece un grandioso sforzo per rielaborare e per sistematizzare la dottrina cristiana, specialmente la morale sociale, che tradurrà in un vero e proprio corpus magisteriale. Leone comincerà con la riproposta del pensiero di San Tommaso d'Aquino e una profonda analisi della dottrina della massoneria, vera anima della rivoluzione. Poi ridefinirà il ruolo e i confini dell'autorità politica, chiarirà la retta nozione di libertà, disegnerà il profilo di un'economia sociale cristiana e difenderà la dignità del lavoro umano contro gli abusi del nascente industrialismo. Leone vuole riconquistare il mondo a Cristo, così come la Chiesa ha sempre fatto, ma capisce che il contesto è cambiato e che è necessario dare forma e metodi nuovi al messaggio evangelico. Fissando i requisiti del governo legittimo, il tipo di Stato, il tipo di regime, il tipo di rappresentanza, non escluderà dal novero dei regimi compatibili con il cattolicesimo la forma che al suo tempo ha preso il sopravvento, la democrazia, e alla luce di questo principio adotterà una politica flessibile verso gli stati, che porterà a ralliement alla conciliazione con lo Stato francese allora fortemente anticlericale e laicista. E questa tregua unilaterale creerà parecchio scalpore fra i legittimisti, che saranno attentati dallo scisma. Leone darà altresì via libera alla partecipazione dei cattolici alla vita parlamentare dei vari paesi, con l'eccezione però dell'Italia, dove rimaneva ai suoi occhi prioritaria la soluzione della cosiddetta questione romana, cioè la soppressione violenta del potere temporale della Chiesa e la conquista militare di Roma da parte della monarchia sabauda, scomunicata dal Beato Pio IX, una questione in cui era in gioco di nuovo la libertas ecclesiae. Fino al 1907, in effetti, l'Italia vigerà in non expedit, ossia il divieto per i cattolici di candidarsi e di votare nelle elezioni nazionali, cosicché il potere rimarrà a lungo nelle mani dei liberali, dei mazziniani e dei primi socialisti. In conclusione, quello di Leone è un lungo pontificato che traghetta la Chiesa da un mondo dove è ancora fresco il ricordo dell'antico regime al secolo delle macchine e dei genocidi, il Novecento. Pio X, Giuseppe Sarto, è invece di origini contadine. Ha vissuto nelle ristrettezze da laico come da prete e da parroco. Nato nel 1835 nel Trevigiano, è stato quindi fino al 1866 suddito austriaco. Ma la condizione del popolo veneto di allora, specialmente nelle campagne, è talmente misera che il cambiamento di stato di regime quasi non sarà avvertito. Don Sarto non è un intellettuale ma un santo pastore. Sa di che cosa ha bisogno il popolo, specialmente il popolo più diseredato di allora. Sa che non necessita solo di beni materiali di lavoro, ma di verità e di dignità che lo preservino dagli errori morali che pullulano nel secolo e dalla cultura dello scarto che fa i suoi esordi nel turbolento e cinico mondo economico di allora. I suoi principali scritti pastorali non saranno quindi dei trattati teologici, ma dei catechismi che inizierà a comporre fin dai primi anni del suo ministero. Eletto al soglio nel 1903, 68 anni, anche egli quindi in età avanzata, Pio X sarà celebrato specialmente per il suo catechismo, soprattutto per la versione a domande e risposte destinate ai piccoli, che prescriverà la diocesi di Roma e sarà adottato da decine di altre diocesi del mondo per molti decenni. Ma la pagina forse più nota del suo pontificato è la difesa della Chiesa dall'eresia modernista.
Gli esegeti, gli storici e i teologi modernisti sostenevano che occorresse adottare nelle scienze sacre le dottrine e i metodi delle scienze profane del tempo, cosa del tutto legittima in sé, se non che le scienze di allora erano tutt'altro che neutre, ma veicolavano i canoni della filosofia positivistica. Applicare i metodi delle scienze moderne alle discipline sacre avrebbe significato svuotare dall'interno e porre in una prospettiva soggettivistica, secolaristica e in ultima analisi relativistica. E il modernista, come spiega Pio X nella sua celebre enciclica Pascendi, per di più accettava non solo i paradigmi scientifici positivistici, ma subiva anche la suggestione delle filosofie idealistiche, che pretendevano che la fede nascesse non dalla tradizione, non ex ratione, cioè dall'osservazione amorosa del creato, bensì solo dall'intimo del cuore, dal sentimento, dall'intuizione soggettiva. E questo cozzava contro l'impianto razionale del credere cattolico. Papa Sartor si limiterà a descrivere ampiamente, denunciandole come erronee, le varie argomentazioni dei modernisti, ma cercherà di combattere anche il movimento, un network internazionale assai ramificato e spesso sfuggente sia nelle tesi sia nell'atteggiamento verso l'autorità. Quando questo atteggiamento alla fine del secolo XIX inizia a contaminare il movimento sociale cattolico, specialmente in Italia, sradicando la dottrina sociale dal suo background religioso, nel 1903 Pio X non esiterà a sciogliere la principale organizzazione laicale, l'Opera dei Congressi. Nonostante una capillare attività di ricerca e di denuncia dei circoli eterodossi, Pio X non riuscirà a estirpare del tutto quella che definiva la sintesi di tutte le eresie. Il suo successore, Benedetto XV, anche se continuerà a combattere il modernismo, attenuerà il rigore e la sistematicità della repressione, sì che diverse centrali del dissenso teologico sopravviveranno carsicamente fino agli anni 60 del Novecento. Ultimo aspetto da citare riguardo al pontificato di Pio X, oltre al duro scontro con la Repubblica francese che voleva ridurre la Chiesa alla situazione privata e alla compilazione del codice di diritto canonico promulgato da Benedetto XV nel 1917 in piena guerra, e la rimozione del Non Expedit, e nel 1913 suo consenso alla partecipazione dei cattolici italiani alle elezioni, aprendo prospettive nuove alla presenza dei cattolici in politica e minando l'elitarismo del sistema liberale. Pio X, santificato nel 1954 dal venerabile Pio XII, muore nel fatale agosto del 1914. Rimane quindi l'ultimo pontefice dell'Europa e del mondo di prima dell'Apocalisse della Grande Guerra. Concludendo, grande edificatore e rinnovatore dottrinale Leone, roccioso difensore della dottrina e di ciò che restava della cristianità Pio X, ma protagonisti entrambi di primo piano della storia della Chiesa e della controrivoluzione nel cuore dell'età moderna. Grazie.